Ho fatto per 40 anni l'insegnante e ho sempre insegnato agronomia e coltivazione. Ho sempre detto ai miei ragazzi che se si facevano una passeggiata lungo l'Italia con il treno e affacciandosi dal finestrino si vede qual è la flora più importante di quel territorio. Così in Sicilia, partendo da Marsala, ci sono i vigneti, poi ci sono gli uliveti, poi gli agrumeti, così come in Calabria. Quindi questo territorio, il territorio siciliano, si è sviluppato perché con la viticoltura, perché il terroir, l'insieme di clima e terreno in quella zona sono perfetti per la produzione di uva. Io sono il presidente di una cantina della Sicilia occidentale, Cantina Sociale Paolini, che nasce nel 64 come atto costitutivo, la prima vendemmia la fa nel 72 e nasce per motivi nobili, cioè dare la possibilità ai piccoli produttori di poter affacciarsi sul mercato con grossi volumi. Abbiamo un buon fatturato, 1200 soci e una superficie al conferimento di 3500 ettari di terreno. Se consideriamo che la superficie vietata siciliana è di circa 80.000 ettari, 3500 ettari sono una buona fetta. Voi lavorate col terreno, cosa può fare un'azienda vinicola per salvaguardare l'ambiente? Eliminare la chimica soprattutto per la gestione del suolo, ma anche in cantina si può fare tanto, il risparmio dell'acqua, il risparmio energetico. Noi per esempio abbiamo una produzione di energia elettrica utilizzando dei pannelli che riescono a produrre l'energia facendo diventare l'azienda quasi autonoma nella produzione di energia elettrica. Siccome si utilizza acqua calda, abbiamo dei pannelli solari che riscaldano l'acqua. Tutto ciò fa sì che noi non immettiamo CO2 nel territorio e quindi rispettiamo l'ambiente. E perché secondo lei ci sono voluti questi eventi estremi di questi ultimi mesi per far capire al mondo che l'ambiente è importante e va salvaguardato? Perché la gente muore, la gente muore di fame, la gente muore per eventi catastrofici legati a grandine, alluvioni. Cioè, io ho l'impressione che se ci fosse un'attenzione particolare per portare i ragazzi, perché noi dipendiamo dai ragazzi, bisogna dire ai ragazzi: guardate che il nostro futuro, il vostro futuro può dipendere anche da un posto di lavoro, perché molte l'alternativa è quella di vivere a spese dei genitori. Io ti do la possibilità, ti do una casa in un borgo, tu mi devi curare questo ambiente, che poi io faccio anche il contadino ed è una cosa bellissima. Forse si capisce alla mia età e non quando si è giovane come te. E allora le chiedo, perché nel 2021 un ragazzo di 20 anni dovrebbe andare a coltivare la terra? Deve andare a lavorare la terra perché è autonomo, non lo comanda nessuno, non c'è nessuno che gli dà fastidio, ha la possibilità di stare bene, a contatto con la natura. Guarda, io ogni tanto vado ad ascoltare il silenzio, che non è silenzio, in campagna. Se tu stai un attimo zitto e senti questo cinguettio di queste animalette che poi qua sono in gabbia, ma ci sono quelli liberi, diventa una cosa, la vita diventa bella, diventa fantastica. Una cosa è stare in campagna, altra cosa è stare in fabbrica. Io vedo quelli che lavorano in cantina, nella linea di imbottigliamento, è veramente faticoso perché là non ti puoi distrarre. Mentre quando vai in campagna, se ti vuoi sedere, ti siedi, ti fumi una bella sigaretta e pensa a una bella ragazza.